È un esame non invasivo e molto rapido da eseguire, ma pur essendo semplice e immediato può davvero salvare tante vite umane. Stiamo parlando dell'esame ecografico che su fegato, pancreas, milza, reni, vescica, spalle e carotidi risulta assolutamente determinante per prevenire malattie e curarne tante altre. È decisivo fin dall'età natale con l'analisi dell'anca e le prime valutazioni pediatriche del bambino e soprattutto non è dannoso per l'uomo in quanto non usa alcuna radiazione ionizzante. Con il dottor Giancarlo Reggiani del Poliambulatorio 3C Salute parliamo di questo e di molto altro ancora. Dottore Reggiani, buongiorno. Buongiorno. Dottore, le chiedo questo. L'ecografia è un sistema diagnostico per immagini che utilizza gli ultrasuoni a diverse frequenze per visualizzare organi interni, il sottocute, i tratti articolari e quelli muscolo-tendinei. A quale profondità può arrivare un esame ecografico e qual è il suo limite? Allora, la profondità può arrivare dai 15 ai 20 centimetri. Il limite principale dell'esame ecografico è l'aria e le strutture scheletriche. Sono entrambi dei riflettori speculari, quindi nel momento in cui l'ultrasuono incontra queste strutture, la macchina ha una riflessione completa degli ultrasuoni, per cui l'immagine è una linea bianca e al di sotto di questa non si riesce ad evidenziare praticamente nulla. È vero che gli esami ecografici sono alla base di una prima analisi di moltissime patologie? Beh, sicuramente sì, anche perché è un esame di primo livello, biologicamente sicuro perché non si utilizzano radiazioni ionizzanti e su molte condizioni dà delle ottime risposte diagnostiche. Per essere sottoposti a un esame ecografico occorre fare una specifica preparazione? Allora, in linea di massima no, nel senso che se si va ad indagare l'addome la cosa ideale sarebbe un digiuno da almeno 8 ore. Nell'ipotesi che si voglia indagare la vescica e gli organi dello scavo pelvico, in particolar modo della donna, la cosa migliore è avere la vescica completamente distesa. Per esami ecografici muscoloscheletrici, cutanei, collo non è necessario nessunissimo tipo di preparazione. Parliamo di tumori. Una semplice ecografia addominale richiesta ad esempio per dolori non ben definiti può permettere di verificare la presenza di carcinomi magari al primo stadio, quindi con la concreta possibilità che essi possano essere curati? Sugli organi parenchimatosi sì, sugli organi cavi no, ovvero sia l'ecografia ha un ottimo risultato diagnostico su fegato, pancreas, milza, reni, vescica, stomaco e intestino praticamente ha una confidenza diagnostica molto 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 bassa. No, si vede qualcosa in caso di tumore oppure proprio niente? Deve essere una massa, parliamo di visceri cavi, deve essere una massa di dimensioni notevoli. E se è una massa di dimensioni notevoli ci sono dei problemi? Di solito sì, di solito non è un primo stadio, ecco. Quanti e quali tipi di tumori sono rilevabili con un esame ecografico? Beh, in parte a questa domanda mi ha già risposto. Sicuramente problematiche pancreatiche, problematiche renali, eventuali lesioni focali epatiche, però lesioni focali epatiche nel 95% parliamo già di lesioni secondarie, non di lesioni primitive. Perché i medici prescrivono un'ecografia magari addominale inferiore o superiore invece magari di un'ecografia addominale completa che potrebbe dare più spunti di riflessioni e più elementi per poter valutare una diagnosi solo per motivi di costi? No, secondo anche me tra una e l'altra immagino i costi siano lo stesso. I costi sono più o meno gli stessi, il discorso è che tutte le indagini strumentali andrebbero basate su un sospetto clinico. Quindi se il medico prescrivente ha un sospetto, ad esempio, di calcolosi biliare, è chiaro che chiede l'alto addome. Ci si basa sul sospetto clinico, per quello che di solito vengono focalizzate le richieste. Questo ad esempio nell'ecografia muscoloscheletrica sarebbe fondamentale, cioè l'esame muscoloscheletrico al G a braccio destro non ha nessun senso. Certo. Gli esami in particolar modo muscoloscheletrici andrebbero sempre specificati
sulla base del sospetto clinico. E quindi a maggior ragione sì, vanno focalizzati. Più sono precisi, esatto, meglio, anche esatto, per non disperdere. Sì, anche perché non è che l'ecografia sia un grand'angolo. Sì, 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 certo, con l'ecografia va nel dettaglio. Di solito va focalizzata la cosa. È difficile da leggere un'ecografia, può essere interpretabile da un medico rispetto ad un altro? O l'ecografia si legge così ed è così? Allora, le immagini, secondo me c'è un unico esame che a livello ecografico può essere interpretato anche, diciamo, solo sull'immagine, almeno io mi fido solo su quello, l'eco dell'anca del bambino, nello screening della lusazione dell'anca. Le altre, essendo un esame operatore dipendente, e in particolar modo non essendo un esame panesplorante, cioè la foto la faccio quando ho voglia io, diventa molto problematico per un'altra persona andare a vedere le immagini. Io non mi fido. Lei giustamente le rifà. Io rifaccio l'esame piuttosto. Sì, sì, aveva perfettamente ragione, perché la diagnosi comunque è sua. Quindi... No, ma non è solo quella, è la questione che si possono creare dei falsi positivi, dei falsi negativi, ed è proprio un problema anche quando un collega ti chiede: mi sembra di aver visto questo, magari tu non lo vedi. Di solito si passa in situazioni di difficoltà, perché sì, poi... sì, anche perché nessuno di noi è alla verità assoluta, quindi sì, spesso sei obbligato a passare a un'indagine di secondo livello per vedere chi dei due ha ragione e chi dei due ha torto. Anche perché basta posizionare, sì, è un problemaccio, cioè io personalmente non mi fido a fare diagnosi sulla base di foto. Posso dire sì, in questa foto mi sembra di vedere questo, per cui magari vieni qua che vediamo, ecco. Certo. Però di solito lo rivedo sempre, ecco. Ecco, oltre ai tumori, quali sono le patologie secondo lei, alcuni tipi di tumori abbiamo detto prima, che si individuano meglio attraverso l'esame ecografico? Sicuramente tutta la parte di litiasi biliare, litiasi renale, vabbè, tutto il discorso muscolo-scheletrico, quindi strappi, tendiniti, lesioni legamentose. In alcune articolazioni l'esame ecografico ha una sensibilità diagnostica molto elevata, in altre articolazioni chiaramente ha una sensibilità diagnostica inferiore rispetto a metodiche di più alto peso, come può essere la risonanza. Sulla spalla, secondo me, un esame ecografico fatto da una persona di una discreta esperienza vale un 80-90% una risonanza, sul ginocchio vale un 30%, perché sulla spalla riesci a valutare quasi tutte le strutture, che riesci a valutare anche la risonanza, sul ginocchio ne valuti il 30%, cioè, certo. Quindi è chiaro che alcune cose non riesci assolutamente a valutare. Anche perché la risonanza viene fatta a strati, immagino. È la questione che, dobbiamo tornare al discorso che abbiamo fatto prima, certo, che c'è dell'osso, dove c'è l'osso l'ultrasuono non passa, ecco. Quindi non ho finestra acustica per vedere sul ginocchio, menischi se ne vede pochissimo, crociati non si vedono, e quindi cartilagine si vede poco e niente, quindi sì, è fondamentale in quel caso. Cioè, l'ego di ginocchio serve per vedere tre cose, ecco. Sulla spalla invece, secondo me, uno screening ecografico prima di una risonanza ti permette di avere una confidenza diagnostica molto elevata, molto elevata. Ecco, è vero che sembra una banalità, ma è così, che un'ecografia può salvare la vita e ha soprattutto un'incidenza di radiazione nulla, perché come mi diceva prima sono semplicemente... Sicuramente il costo biologico è zero. Zero. E sul resto è chiaro che una diagnosi precoce si può fare con l'eco su alcune cose. Sicuramente, ad esempio, sulle formazioni espansive renali si possono vedere delle lesioni di un centimetro e mezzo, che vuol dire non una nefrectomia ma una nodulectomia, quindi salvi il rene, perché non è una cosa da poco. Ah, no, infatti. Ecco, le macchine ecografiche sono in costante evoluzione, come un pochino tutta la strumentazione medica. È vero che un esame ecografico alle carotidi, ad esempio, non evidenzia soltanto la vastità della placca, ma verifica anche la quantità del sangue che passa, la pressione sanguigna e altri dati che poi sono fondamentali per una diagnosi? Allora, sicuramente valuta la morfologia della placca, che in alcuni casi la morfologia è più importante della percentuale, valuta la velocità
e la sulla base della velocità si risale alla percentuale di stenosi. Pressione sanguigna no, ma però la pressione sanguigna non serve praticamente a nulla, cioè non serve valutare la pressione sanguigna con l'eco Doppler. Certo, mi riferivo al sangue che fluisce sì, però più o meno liberamente. Sì, ecco, la cosa importante è quello che dicevamo prima, la morfologia della placca. Cioè, allora, la placca diventa chirurgica quando c'è una stenosi del 70%. Se è una placca normale, se è una placca ulcerata è chirurgica anche al 20%, perché la placca ulcerata può sparare, spara su degli emboli e quindi dà dei grossi problemi. Questo parliamo naturalmente delle carotidi. Quindi in quel caso lì sarebbe operare. Chiaro che si interviene anche se la stenosi è molto inferiore al canonico 70%, sì, che è quello che sarebbe il cut-off su cui di solito si decide di intervenire. Per evitare occlusioni. Sì, esatto. Che differenza c'è tra un'ecografia tradizionale e un eco color Doppler? Sono due, diciamo, la macchina è la stessa, sono due metodiche diverse, nel senso che nell'ecografia tradizionale si valuta la struttura dell'organo, nell'eco color Doppler si valuta la vascolarizzazione. Sono due cose abbastanza diverse. Diciamo, l'eco color Doppler è un di più. Se c'è una lesione si va a vedere come si distribuiscono i vasi all'interno della lesione, che in alcuni casi può aumentare la attendibilità diagnostica. Ecco. Che è poi il discorso che facevamo prima. Sì, diciamo. Sì, non so, adesso sono due cose diverse. L'eco color Doppler dei tronchi sovraorbici è una valutazione del flusso. Un nodulo epatico, se vado a vedere la vascolarizzazione del nodulo epatico, mi oriento sulla tipologia del nodulo. È lo stesso discorso sulla tiroide. La tiroide, esiste tutta una classificazione dei noduli per quello che può servire. A seconda della vascolarizzazione ci si orienta sulla benignità o sulla malignità del nodulo. Non è proprio assoluto, però insomma, diciamo, è un valore aggiunto il colore in alcune situazioni. E come può essere un valore aggiunto nelle situazioni infiammatorie. Quando c'è una situazione infiammatoria aumenta la vascolarizzazione. Il color Doppler mi fa vedere che ci sono più vasi rispetto al normale. Ecco, queste sono alcune cosettine proprio tecniche, sì. Veramente interessante. Può essere utile l'ecografia anche per una valutazione di un potenziale tumore al seno e può precedere ovviamente l'esame ecografico all'esame mammografico? Allora, al momento non esiste nessuna società scientifica che preveda l'ecografia come metodica di screening. Perché? Perché si è visto che ha un'affidabilità diagnostica nei confronti della mammografia veramente bassa. La FONCAM, che è la Forza Operativa Nazionale contro il Carcinoma al Seno, prevede l'ecografia come esame complementare, ovvero sia, si parte con la mammografia, c'è un dubbio, l'ecografia sul dubbio è un valore aggiunto, ma l'ecografia di screening al momento non è validata da nessuno. L'ecografia nel seno può avere un senso, anzi ha un senso, non può avere un senso, ha un senso nella persona che si sente qualcosa. Allora, si appoggia la sonda sulla focalità e si dice c'è una cisti, è solida, è liquida, e allora in quel caso lì è un valore aggiunto. Però l'ecografia di screening al momento non è validata da nessuna società scientifica. Dottore, in caso di coliche renali che abitualmente provocano dolori piuttosto intensi, è efficace un esame ecografico per capire la causa di tali dolori? Come si può intervenire in questo senso? Allora, sicuramente l'eco nella colica renale è un esame di primo livello, è quello che si fa abitualmente in qualsiasi pronto soccorso. Ci si appoggia la sonda, si vede immediatamente se il rene è dilatato o non è dilatato. Se non è dilatato è chiaro che probabilmente sta scendendo qualcosa di molto molto piccolo, se è dilatato invece chiaramente vuol dire che sta scendendo qualcosa di più grosso. Il limite dell'eco è che di solito non si riesce a vedere tutto l'uretere, di solito si vede il tratto prossimale, il tratto terminale, il tratto intermedio di solito viene mascherato dal meteorismo intestinale. La sensibilità dell'eco sui calcoli renali è buona, parliamo di lesioni sull'ordine superiore ai 2-3 mm. La sabbia renale onestamente non si vede, cioè è un
po' un falso in atto pubblico la sabbia renale. Spesso viene identificato come degli spot ipericogeni al passaggio corticale midollare e di solito, più che sabbia renale, sono le arterie arciformi. Però questo è un altro discorso un po' complicato, ecco. A livello polmonare l'ecografia può essere utile per la diagnosi di alcune patologie? Sì, qualcosa sicuramente si vede con l'eco, viene utilizzata specialmente in urgenza nei pronti soccorsi, sicuramente è affidabile sul versamento, su ipotetici pneumotoraci e su ipotetiche lesioni parenchimali. Di solito però viene poi supportata da un'indagine radiologica, che può essere una lastra, un'indagine radiologica, un radiogramma, che è un primo livello. Se il sospetto è più importante, si passa chiaramente all'attacco. Okay. In caso di calcoli renali, torniamo lì, è possibile capire attraverso l'ecografia dove sono esattamente posizionati, se sono divisi in vari frammenti, se stanno passando per un'arteria? Diciamo che si possono vedere, ecco, specialmente se sono nel tratto prossimale o nel tratto distale. Il tratto intermedio dell'uretera è sempre molto problematico vedere. Ecco, perché si effettuano eco color Doppler alle arterie renali? Per andare a vedere se esistono delle stenosi che possono essere responsabili dell'ipertensione. Ah, ecco, e in base a quello poi dopo si fa la diagnosi. Quindi può essere un esame molto molto importante. Sì, un esame importante, un esame piuttosto difficile, perché le arterie renali sono piuttosto piccole, sono abbastanza indietro, spesso ci sono problemi di meteorismo, di solito le fanno delle persone che si occupano quasi esclusivamente di queste problematiche. Lei le fa qui? Personalmente no. Quali patologie possono evidenziare esami ecografici alla tiroide oppure al capocollo? Vabbè, allora diciamo che a livello del capocollo chiaramente tutti gli organi parenchimatosi sono evidenziati, quindi ghiandole salivari, linfonodi, tiroide, si vedono molto bene con l'eco, si vedono tutte, sia delle alterazioni della tessitura, come possono essere patologie flogistiche croniche delle ghiandole salivari, stesso discorso per la tiroide, tumefazioni linfonodali, e sulle tumefazioni linfonodali sulla base di alcune caratteristiche ci si orienta sulla benignità o sulla malignità di queste tumefazioni linfonodali. Diciamo che si vede tutto quello che non è aria, quindi diciamo la laringe e l'ipofaringe chiaramente non si vede niente, tutto quello che è fuori invece si riesce a vedere. Ecco, ecco, per un esame a livello di dicevamo prima di tiroide si possono vedere quindi anche i noduli, già si può i noduli capire si vedono, allora i noduli si vedono sicuramente, anzi da quando si è messi a fare esami ecografici si è visto che la quantità di noduli tiroidei sono numerosissimi, cioè all'incirca una persona su 5 noduli tiroidei senza sapere di averli. Ringraziando Dio, nel 99,99% dei casi sono noduli banali, la tiroide è un organo che fa noduli, per cui di solito sono noduli gozzigeni, però sì, si vedono. Diventa un po' più difficile sbilanciarsi sulla benignità o sulla malignità del nodulo. Esistono una serie di caratteristiche che possono orientare in un senso o nell'altro, ma alla fine l'ago aspirato è indispensabile, nessuno si fida di una diagnosi ecografica sulla benignità o sulla malignità del nodulo. L'ago aspirato va fatto, certo. Ecco, magari l'ago aspirato va fatto anche sì, sotto l'ago aspirato sotto il video ecografico è di una semplicità più unica che rara, ecco. È veramente semplice e in particolar modo ti permette di dire ho preso la lesione che volevo biopsiare, che la punta dell'ago si vede sempre. Ecco, quali altri esami invasivi in questo caso possono essere fatti o sono importanti da fare supportati da un ecografo? Allora, sicuramente tutta la parte diagnostica, citologica e istologica, quindi tiroide, ghiandole salivari, fegato, pancreas, reni, retroperitoneo, cioè se si vede qualcosa in eco di solito si riesce anche a pungere, quindi diciamo tutto quello che riesce a vedere in eco poi nella maggior parte dei casi puoi caratterizzarlo. Esistono poi delle metodiche anche terapeutiche che sono un pochino più complicate e si usano in particolar modo a livello del fegato, a livello dei reni,
quello sicuramente, le termoablazioni, cioè sono esami di solito si fanno in ospedale, in sala operatoria, perché insomma il paziente va sedato, mentre per le manovre citoaspirative non serve praticamente null'altro che il momento della puntura, di solito si fa anche senza anestesia. Dolore laforato. Sì, diciamo. Esatto, è una puntura. Una puntura normalissima, certo. Allora, qui devo fare una domanda sugli esami ossi articolari, però ne abbiamo meno male già parlato prima. Non lo so. A livello, dicevo, ossi articolari, un'ecografia può avere efficacia come simile a una risonanza magnetica? Su alcune articolazioni sì, su altre sicuramente no. Detto prima, spalle, sì, ginocchio. Sì, esatto. Quelli sono due esempi, ecco. Sì, no, se vuole approfondire. No, ma è così, cose. No, è così, cioè alla fine no, è così. Quanto è importante l'esame ecografico a livello di ostetricia? È vero che già dall'esame ecografico si può capire se un bambino avrà dei problemi oppure no? Sì, io non me ne occupo, però so di persone che già sulla base di misurazioni particolari sono in grado di quantificare la probabilità di patologie cromosomiche importanti. Esistono esami ecografici a domicilio? In quali casi si possono richiedere? Allora, qualcuno gira con delle apparecchiature ecografiche portatili. Adesso, negli ultimi anni, sono uscite delle ottime macchine portatili che sono più o meno, stanno in un trolley. Non so se sulla piazza di Reggio esista qualcuno che lo fa, ecco, quello non sono in grado di dire. E come si è evoluta a livello tecnico, tecnologico, la macchina ecografica negli anni, fino a che livello siamo arrivati? Ma e allora, a che livello potrà arrivare, secondo me? Allora, si è passati da macchine dove la cosa importante era l'hardware, a macchine dove alla fine quello che conta tanto è il software. Ormai sono tutte quante macchine PC based e hanno raggiunto una qualità sul bidimensionale più o meno sovrapponibili, cioè ormai una macchina di medio livello ha un costo estremamente abbordabile. Una volta una macchina di medio livello, visto che era quasi tutto hardware e non software, costava veramente parecchio, cioè tanto per dare un'idea, le ultime macchine comprate dove lavoravo prima, che erano prevalentemente hardware, andavano sui 120-130 milioni. Adesso un ecografo discreto va sui 40.000 euro. Però una leggerissima differenza. Sì. Sono calati moltissimo. Cioè, adesso una macchina di altissima fascia arriva sui 70.000 euro. Una volta una macchina di alta fascia andava sui 200 milioni. Cioè, però 200 milioni di vecchie lire. Sì. E la qualità ovviamente non era come quella di oggi. Sul bidimensionale simile, diciamo, erano già valide anche le macchine di parecchi anni fa. Il bidimensionale era chiaro, parliamo attualmente una macchina di fascia alta equivale a una macchina di fascia media come qualità dimensionale. Poi sono uscite tutta un'altra serie di cose che allora non esistevano, ecco. Il contrasto, quelle cose lì, roba che è uscita nel 96-97, e allora il contrasto lo usavano solo le macchine di altissima fascia, adesso anche macchine da 30.000 euro lo possono usare. Poi è un prodotto un po' di nicchia il contrasto, però. Infatti si usa soprattutto nella risonanza, se non erro. Sono due cose completamente diverse. Queste sono microbolle. Sono microbolle, diciamo che viene usato molto dai non radiologi, perché i radiologi, avendo a disposizione sia l'attacco che la risonanza, se hanno un dubbio sono più orientati a spostare il problema sulle macchine pesanti, anche perché tanto alla fine della fiera non esisterà mai nessun chirurgo che opera solo sulla base di un eco. Quindi usare il contrasto, che poi tanto l'attacco la devo fare lo stesso, diciamo nel 95% la devo fare lo stesso, certo. Spendo dei soldi per niente, in alcuni casi però è utile. Cioè, quali patologie può essere? Beh, allora, sicuramente nelle nodulazioni epatiche è un valore aggiunto. Torniamo però al discorso che molte volte poi tanto le nodulazioni epatiche le mandi all'attacco, le mandi alla risonanza, per cui diciamo l'importante è vederle. Poi se non hai nient'altro, chiaramente il contrasto è un valore aggiunto. Se hai
macchine più pesanti conviene passare, tanto poi alla fine gliela fai fare, cioè non cambia niente, e può essere utile ad esempio nella stenosi preoclusiva della carotide, nel senso che quando c'è una stenosi serratissima della carotide la velocità tende a zero, ed è fondamentale capire se è una stenosi serratissima o è un'occlusione, perché la stenosi serratissima la operi, l'occlusione la lasci stare. E allora il contrasto può essere un valore aggiunto, perché permette di aumentare il rapporto segnale-rumore sulla macchina e permette di vedere qualcosina in più, però insomma sono casi rari. Tradotto in soldoni, io di contrasto quando lavoravo in ospedale ne facevo 40 all'anno, ecco, circa. Per le altre c'è 40 al giorno. Sì, gli altri sono 40 al giorno. Se vado a vedere però ad esempio le malattie infettive che vogliono, tendono a gestire molto le cose pro domo sua senza andare tanto in giro, loro lo usano molto. Poi, però il discorso è che poi tanto l'80% di queste persone la tagli. E allora a me scoccia spendere, costasse poco, ma visto che costa, mi scoccia buttarli. Certo. Questo però è una polemica dei radiologi. Ci sta. La steatosi al fegato la si vede? Sì, si vede, è una cosa frequentissima, mangiamo tutti troppo e troppo bene. Abbiamo tutti il fegato grasso. Esatto. L'ecografia ci dice che dobbiamo che abbiamo il fegato meglio. Grasso, esatto. Un ecocardiogramma in che cosa consiste e quali patologie può mettere in evidenza? Beh, non è proprio il mio mestiere perché io non mi occupo di ecocardiaca, comunque sicuramente ha una valutazione morfologica del cuore, quindi delle cavità cardiache, di eventuali patologie valvolari e di quelle che è appunto, diciamo, il discorso della patologia miocardica. Oltre alle carotidi si effettuano esami ecografici anche alle arterie? Sì, praticamente tutti quanti i vasi possono essere indagati, sia a livello arterioso che venoso. Di solito è un campo o del chirurgo vascolare o dell'angiologo, per cui sì, diciamo, però sono esami che arterie femorali, quindi sì, l'asse è aorto iliaco femorale, sia arterioso che venoso, si valuta bene, sì, non è difficile. Ecco, in caso di gambe gonfie un'ecografia agli arti inferiori può essere utile per capire i motivi? Sì, sicuramente si va a vedere se c'è un problema di insufficienza venosa, quello sicuramente può servire. È un esame che di solito però gestisce o il chirurgo vascolare o l'angiologo. Parliamo di bambini, quanto è importante un esame ecografico nella crescita normale, nella valutazione normale di un bambino? Beh, sicuramente l'esame ecografico a livello della patologia pediatrica è forse uno degli esami, anche è sicuramente l'esame di primo livello, proprio perché non esponendo il bimbo a radiazioni ionizzanti è l'esame che viene fatto per scelta. Si può usare ad esempio nello screening della patologia dell'anca, è un esame rapidissimo, assolutamente sì, indolore, poi ripeto che non espone il bambino a radiazioni ionizzanti, e anche tutto il discorso del primo approccio alle problematiche pediatriche di solito viene affrontato con gli esami ecografici.